misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno il fatto mai essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi posatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando offrirà se stesso il sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti e egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò il premio di moltitudini, dei potenti, e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifugio dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera di Dio. Fratelli, poiché abbiamo un solo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un solo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia.
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il supremo abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e gloria a te, Cristo Signore. Gloria e gloria a te, Cristo Signore. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, e gli dominò e gli donò il nome che è sopra di ogni nome. Gloria e gloria a te, Cristo Signore. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedro, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù di Nazareth. Disse loro Gesù: sono io. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù di Nazareth. Gesù replicò: vi ho detto sono io, se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simone Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fondo, il calice che il padre mi ha dato non lo bevo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simone Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di questo uomo? Egli rispose: non lo so. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato a uno apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono. Non ho mai detto nulla di nascosto, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così risponde il sommo sacerdote. Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo so. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro questo uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avrebbe consegnato. Allora Pilato disse loro:
Preghetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando in quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato rispose: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in voi alcuna colpa. Dietro a voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta in libertà uno per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi pregarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinarono e dicevano: salve, re dei giudei. E gli davano schiaffo. Pilato uscì fuori e di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse dato, stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te è un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Ritorsolo, in ebraico Gabbatà. Era la parascena della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei non dissero allora a Pilato: non scrive il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quello che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciarla, ma tiriamo a sorte a tunica. Così si compieva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così.
stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete!» Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Pascella e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di acqua. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme a Aaron, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Pasquetta dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Chi è che non c'è su quella croce? Su quella croce non c'è un uomo maledetto da Dio. Su quella croce non c'è neanche un uomo, o meglio un figlio, che sta pagando perché il padre è terribilmente arrabbiato con l'umanità. E allora aveva bisogno di un capo espiatorio e far ammazzare suo figlio, perché se fosse così il nostro Dio sarebbe un Dio terribile e un Dio che fa letteralmente pietà nel vero senso della parola. Il nostro Dio non è Dio che consegna suo figlio Gesù alla morte perché è sadico e perché soltanto così vengono espiati i nostri peccati. Questa purtroppo è una delle visioni che ci portiamo dietro da un sacco di tempo e da una teologia profondamente sbagliata e totalmente errata, che non c'entra niente né con la visione di Dio né tanto meno con le scritture. E allora, chi sta sulla croce? Sulla croce ci sta un uomo che va fino in fondo nelle sue idee, un uomo che non si tira indietro, un uomo che paga con la vita quello in cui crede, un uomo che ha annunciato un regno totalmente diverso da un regno terreno. Ha annunciato un regno dove sono beati, sono i principali protagonisti di questo regno, i poveri, gli esclusi, i deboli, i peccatori.
un regno che non esclude nessuno. Su quella croce ci sta un uomo che ha predicato una religione che non è fatta di riti, ma una religione che nasce dal cuore. Ci sta quell'uomo che poco tempo prima di morire dice: il vero tempio dove adorare Dio in spirito e verità è l'uomo. Su quella croce ci sta un uomo che ha detto: io sono presente in chi ha fame, in chi ha sete, in chi è emarginato, in chi è escluso, nei poveri, negli ultimi, in chi è in carcere, in chi è solo. Su quella croce ci sta un uomo che ha lottato apertamente contro il potere civile di quel tempo e anche contro il potere religioso che voleva degli schiavi e non degli uomini liberi. Su quella croce ci sta un uomo che assapora tutti gli aspetti più tremendi della morte. Su quella croce ci sta un uomo solo, che muore solo, come tante persone in questo tempo, in questo periodo. Un uomo che non ha calcolato neanche i suoi amici, quelli più intimi, perché non l'hanno capito. Un uomo che muore solo da lontano, perché potevano stare solo da lontano, dalle donne, le uniche che l'hanno capito e che l'hanno seguito e che l'hanno amato veramente e profondamente. Su quella croce ci sta un uomo povero. Addirittura questo qui non ha neanche una tomba dove essere messo, tant'è vero che gli prestano un luogo, un sepolcro dove poterlo collocare. Insomma, su quella croce ci sta un uomo fedele che va fino in fondo, un uomo che è coerente, che è stato coerente fino alla fine con quello che ha detto e che ha annunciato agli altri. Ma su quella croce ci sta anche il segno dell'amore, un amore grande, un amore che arriva fino al dono di sé, un amore che diventa, come dicevamo ieri, pane spezzato, vita donata. Su quella croce c'è l'amore di Dio, riversato nel cuore degli uomini anche attraverso la sofferenza. E allora, secondo l'Evangelista Giovanni, la croce è già il luogo della risurrezione, è già il luogo della glorificazione. E allora noi guardiamo la croce non semplicemente solo come il patibolo, ma guardiamo la croce come il mistero della vita. Su quella croce la vita vince la morte, l'amore vince l'odio, la coerenza vince l'incoerenza. Su quella croce e in quell'uomo che muore lì così si realizza ancora una volta la certezza di un Dio che accompagna istante per istante la vita dell'uomo. E allora sì, la contempliamo questa croce oggi in modo particolare, ma noi la contempliamo vuota, la contempliamo come questa qui alle mie spalle, radiosa, la contempliamo come il segno della vittoria e non tanto di una vittoria terrena, perché all'apparenza l'esperienza di Gesù sembra proprio l'esperienza di uno sconfitto, ma il segno di una vittoria che sa di gloria, una vittoria che sa di eternità. E allora contempliamo la croce già nella certezza della risurrezione, una croce che è già illuminata dal sole di Pasqua, e così anche tutte le nostre croci, e così anche tutte le nostre fatiche. Noi oggi, in questo Venerdì Santo un po' strano, un po' particolare, diciamo, guardando a questo uomo che muore lì e guardando a questa croce, che non siamo degli sconfitti, che non siamo dei vinti, ma siamo dei vincitori, già da adesso. E vorremmo nutrire questa speranza, che poi è la speranza che canteremo domani nella notte di Pasqua e nei prossimi giorni. La nostra vita, anche in questo tempo, non può fare a meno della speranza, assolutamente. E ci prendiamo questo impegno da questo Venerdì Santo, a coltivarla questa speranza. Prendiamo l'impegno che prima o poi tutto finisce sicuramente di quello che stiamo vivendo, ma prendiamo anche l'impegno a sollevare il nostro sguardo, a vedere che il sole sta già crescendo, che l'alba sta già arrivando, a vedere la speranza che questa situazione che ci è stata così buttata addosso da questo virus non ci ha annientati, nonostante tutte le sofferenze e le fatiche che abbiamo vissuto, nonostante anche la morte che alcuni di noi hanno sperimentato, nonostante tutto questo, noi siamo ancora una volta a sperare, perché il cristiano
è colui che spera contro ogni speranza, sempre. È colui che vive anche il venerdì santo, certo, e lo vive con tutta l'angoscia, con tutta la situazione terribile che c'è nel venerdì santo, ma lo vive con la certezza che il venerdì santo è sempre una collocazione provvisoria, che il venerdì santo è sempre un momento di passaggio, perché ciò che trionfa è il sole di Pasqua, sempre, anche in questo momento. E ora vogliamo presentare al Signore la nostra preghiera, lo facciamo attraverso le preghiere del venerdì santo, sono quelle preghiere nelle quali noi ci presentiamo a Dio e presentiamo a Dio i bisogni, le aspettative di tutti gli uomini. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e tranquilla di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro che ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute, e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua volontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro vescovo Pier Antonio e per tutti i vescovi, presbiteri e diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero della Chiesa, per tutto il popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano, li raduni e li custodisca nella Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi, li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro che li scelse primi tra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo
possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, che vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando si trovano senza pace, fa che al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio, Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune, nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini, i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovono su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente. Allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda la salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza a coloro che sono morti. Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente. Salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Ecco, ora accoglieremo la croce e la presenteremo alla nostra adorazione. Per motivi igienico-sanitari non c'è il bacio alla croce, ma la contempliamo, come dicevamo prima, come la croce gloriosa del Cristo glorioso. Ecco il legno della croce a cui fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Venite a via. Ecco il legno della croce a cui fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Venite a via.
eucaristica, appunto, non si consacra proprio questa celebrazione perché non è una messa, ma è l'azione liturgica della morte del Signore. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia faremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione di tuo Figlio, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio, la speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della